Buonasera amici del vostro pazzo juventino, buon pomeriggio, buona serata. Oggi siamo 24, lunedì 25, 26 di mercoledì alle ore 6 meno 5, a da ieri che gira su tutto il mondo del calcio, il ritorno del possibile 99% del portiere più forte del mondo ritorna tra i pali. Buffon torna in bianco nero, Buffon torna in bianco nero, Gigi Buffon torna in bianco nero, Buffon torna in bianco nero, quasi sicuramente Buffon torna in bianco nero. Quanti di voi siete contenti per questa cazzo di notizia? Io sono strafelice. Anche se ha firmato per un anno e sicuramente farà il vice di Scenesche, sono stesso felice. Il nostro Buffon è tornato, è tornato. Non si può biasimare, non si può dire nulla a Buffon. Possiamo odiarlo perché se n'è andato lo scorso anno. Ha fatto tantissime cose buone alla Juventus, ma è una cosa sottotono, mai. Mai è rimasto addirittura anche nel 2006 nella Juve per amore di questa maglia. E vedo alcuni tifosi che parlano male di Buffon. Dovete parlare male di quello che ha firmato per quella squadra là. E ha detto: firmo perché per il prestigio di questa squadra. E sapete di chi parlo. Non dovete parlare male di Buffon, ma parlate male di quello, di quell'essere. Chi ha tradito la Juve? Quello ha tradito la Juve. Non Buffon. Buffon torna in bianco nero, Buffon torna in bianco nero, Buffon torna in bianco nero e l'amore è vero, Buffon torna in bianco nero. Poi parlando ancora di mercato, la Juve sta arrivando Rabiot, prestito gratuito. La Juve si sta scatenando sul mercato, dove partire. Kane, devo dire Kane, si dice partirà una squadra olandese, sicuramente l'Ajax, lo metteranno a fare dell'Ajax, sicuramente in quella fa lo metteranno, cazzo, prendiamo quel difensore, prendiamo Pogba, prendiamo pure Rabiot, mamma mia che squadra, un attaccante fortissimo da mettere insieme a Ronaldo, questo. Quest'anno spacchiamo di nuovo a tutti per il nono scudetto consecutivo e dobbiamo vincere la Champions, dobbiamo vincere per il pubblico juventino, dobbiamo vincere per Buffon che è tornato, dobbiamo vincere per tutti noi tifosi che sogniamo da tanti anni questa benedetta Champions, la dobbiamo vincere.